Un cittadino, nel bel mezzo del pomeriggio, intorno alle 16.30, cammina lungo le vie centrali della città di Pesaro. Due donne gli si avvicinano e tentano di mettere in atto un raggiro per estorcergli dei soldi. Peccato per loro però che siano incappate in Enzo Belloni, prestante assessore ai lavori pubblici, con un passato da giocatore di basket, che ha subito capito la truffa e si è lanciato al loro inseguimento. Queste due sono false sorde che stanno chiedendo i soldi in giro in città, le sto inseguendo in attesa della polizia, finte sorde in giro in città, chiedono i soldi, sono Belloni, poi c'è polizia, i vigili siete? Sì, venite per favore in via delle botteghe, zona via Castelfidardo, che ci sono due false sorde che stanno fermando la gente e stanno esagerando. Adesso io li sto seguendo a piedi, subito, subito. Aspettiamo i vigili e seguiamo un pochino, Ma l'assessore sceriffo è stato messo sull'avviso della possibile truffa grazie alla sua conoscenza del linguaggio dei muti. Io ho un figlio sordo, quindi conosco la lingua dei segni non benissimo, ma un po' la conosco, e gli ho mimato due o tre parole, gli ho chiesto se conoscevano loro la lingua dei segni e mi hanno risposto poco, dicendo la parola poco. A quel punto le ho mandate a quel paese e ho iniziato a riprenderle e contemporaneamente con l'altro telefono ho chiamato la polizia locale, che abbiamo fatto qualche centinaio di metri, poi nel frattempo cercavano il conforto di qualcuno, chiamavano, ho fatto un paio di telefonate e hanno fatto le vie del centro cambiando direzione più volte e poi sono state pescate da una Passat Station Wagon con targa rumena e in piazzale Innocenti e sono salite in macchina e si sono dirette in direzione Fano. A Pesaro e a Fano sono particolarmente presenti questi truffatori, quindi mio è un invito innanzitutto che se le vedete chiamate subito le forze dell'ordine. E in seconda battuta non dategli proprio niente, perché sono sicuramente un racket che manda in giro queste persone a chiedere soldi senza poi ristornarli a nessuno. Ho fatto una fatica, so che le ritroverò comunque fra qualche settimana di sicuro, perché tanto queste non mollano, io nemmeno, mi divertirò. Spero di essere in bicicletta invece che a piedi la prossima volta.